imbarcazione. Grazie, vogliamo con i piloti seguire gli scafi del salvamento. Credo che il primo dovrebbe essere proprio quello di Alberto Comparato, che si muove. Eccolo, Alberto Comparato, numero uno, Italia. Verrà seguito dalla imbarcazione numero 7, che partirà al suo fianco. Ieri era in pole position, ma l'avviamento non è stato dei migliori, quello di Risto Lindström per la Finlandia. E a confermare il predominio finlandese viene in queste prime posizioni al di là di Alberto, che li ha messi per ora tutti in riga, con il numero 77 Tuukka Letonen, sempre per la Finlandia. Quarta posizione per un altro pilota finlandese, imbarcazione numero 19, ed è lo scafo rosso che si muoverà fra pochissimo. Eccolo in questo momento, ed è Anton Niholma. Andiamo ora in Lettonia con il numero 71 Nikita Liks. Sono tutti ragazzi giovanissimi, venuti della F4, una categoria nata da pochissimo, ma che ha comunque andata via via raccogliendo un grande bisogno, specialmente tra i giovani. Sono imbarcazioni semplici, con motorizzazione tutte uguali, in questo caso anche Mercury. Per la sesta posizione, con il numero 80 dall'Ungheria, è Aaron Tavori. Scafo bianco, vedete che parte in questo momento. Vedete anche quante sono proprio le nazioni rappresentate a giustificare, a far sì che questo sia veramente un campionato mondiale. Ora andiamo dall'Ungheria, passiamo alla Francia, con il numero 99, eccolo che si sta muovendo sul fondo dello schieramento, ed è Dalli Quentin. Ottava posizione, andiamo in Svezia, ritorniamo nei paesi nordici, con il numero 78 è Morgan Gerfast. Eccolo qua che esce in questo momento. Passiamo alla nona posizione, con il numero 12 per la Germania è Uwe Breitschneider. Eccolo con lo scafo numero 12, andiamo dalla Germania alla Polonia, paesi vicinissimi, con il numero 79, è posizionato proprio da qua davanti, questa splendida aquila, ed è quella di Adrian Maniewski. Torniamo alla Francia, con l'imbarcazione numero 3, è quella di Rudy Revert. Eccolo che si muove. Germania, con il numero 27, Dominique Stahl. In suo caso è tirando la bandiera che vi fa più. E andiamo nel Principato di Monaco con il numero 5, Giacomo Sacchi. In Italia con il numero 8, Paolo Longhi. Doveva partire, ma so che ha avuto dei problemi con Hector Sana, che era numero 90, parte invece con il numero 15 per la Finlandia, Juho Matti Manninen. E ritorniamo in Italia con il 52, Christian Cesati. Anche in questo caso, vedete, con la bandiera non abbiamo badato a spese, abbiamo fatto una bella grande che ci vedesse bene la nazionalità di Cristian Cesati. Restiamo in Italia con il numero 10, Elisa Leidi. L'unica ragazza in gara nella Formula 4, di Cesati, ma è già stato tanto l'anno fa, è stato per anni.
astronautica, graduato di diversi anni in Formula 1, e ha trasmesso chiaramente questa passione, questa voglia ai figli. Elisa corre con la F4, il fratello abbiamo visto impegnato anche nella Formula 1. Ecco il rosso. E via! Parte bene con Parato per fare attenzione all'Istrom, adesso poi al centro, vediamo che sembra la partenza regolare per tutti, come sempre quando i barcazioni sono così numerosi, ha già allungato Alberto Comparato, va a virare. L'Istrom non riesce a tenere per ora il suo ritmo. Guardate il vantaggio velocissimo, quest'oggi, anche quest'oggi è stato bravissimo, Alberto Comparato in partenza, l'intro e poi il duello per il numero 1977, il territorio di Anton Igor, poi con il 71, Nikita Lixer, dopo l'anno scorso, il grande antagonista, poi c'è un gruppo, attenzione compatto e quindi da fare molta attenzione alla mirata, perché chiaramente capite che la visibilità è completamente ridotta, vediamo cosa succede, buono l'innesto, c'è un testa a coda, quello del numero 15, Mattima Nivet, se non buono mi è sembrato l'attacco di Cristian Cesati numero 52, mentre invece un po' in difficoltà, ma già ieri aveva avuto problemi, Elisa Redi numero 10, anche quest'oggi non sembra che la sua imbarcazione stia andando meglio, mentre non ci sono problemi in questa fase iniziale per Alberto Comparato. Altra imbarcazione ferma in virata, in questo caso in uscita, vediamo però riesce a riprendere il gruppo, ora va tendenzialmente a sgranarsi, vediamo una 99 passaggio di piedi, Quentin Francia non partito benissimo, ma sta cercando di recuperare, è un po' in difficoltà con il numero 8 Paolo Longhi, vediamo il gruppo sgranato. Vedete quanto conti l'abilità di ricerca di elettrica dell'assetto sulle imbarcazioni, e stiamo parlando di motori uguali, identici, motori stock, motori che voi potete acquistare tranquillamente in qualsiasi concessionario, in questo caso Mercury, quando hanno finito di gareggiare lo possono mettere su qualsiasi imbarcazione di bordo, è un motore strettamente di serie, non può assolutamente essere lavorato fino a questo la squalifica, quindi voi il pilota deve mettere un po' di serie nella scena di imbarcazione, ma anche poi nella scena dell'elica, sembra una parte fondamentale in questo caso dell'imbarcazione, quindi della reazione che poi il pilota può avere. Il Comparato ha pensato di cercare di allungare chiaramente per togliersi di dosso la pressione di Risto Lindstrom, ieri sembrava lo scontrato perché durante le prime prove che sono state le parate in 6 decimi ad Alberto Comparato, poi invece il problema che ha avuto in partenza addirittura ha fatto corretto a 0 punti Lindstrom. Oggi invece adesso si è rifatto anche alle prove completate, anche se veramente l'intervento è stato solo i 3 centesimi mandati di Alberto nei confronti di Lizzo, mentre in gara guardate i 3 centesimi che si stanno tramutando trovandosi davanti a Mopulita, e già siamo andati in cambiati, siamo nelle fasi ancora iniziali, dicevo 24 giri da percorrere con Alberto Comparato che ora davanti a tutti un consistente da doppiare, vediamo riesce a tenere bene la traiettoria interna, 2 segnali in più di ora, poi davanti il numero 22 Javier Norman, Ungheria che ha all'esterno il numero 5, si va alla virata, vediamo che era bene, Alberto che ora si trova all'interno, ma attenzione, ecco, ha saltato bene la scena nel momento giusto, verso l'esterno di Javier Norman, farsi chiudere contro la prova che però riesce a trovare uno strumento ancora di velocità, vediamo se tenta l'attacco interno, no, preferisce per non rischiare Alberto a rimanere all'esterno, ricordo scafo giallo numero 1 dell'attuale leader della prova, mentre alle spalle con il numero 7 scafo con il burro e quello appunto di Risto Lindstrom.
Grande, la prima parte del vicino, poi abbiamo che dicevo proprio nella stagione scorsa era andato in pista principale, adesso ha sparato proprio nella gara di Rindy, sembra vinto anche perché è corretto alla passata di tiro per incontrare la presenza, ma poi alla lunga contro l'Italia, il padre perché il fratello che fa il piatto più giù, invece forse più indicato al mondo. Tirata in solitaria prima posizione, ampio spazio di attacco e i controlli c'è un po' in difficoltà Paolo Romi durante le proprie manovrate rispetto a fatto mentre ha invece qualità sulla cosa che non vale bene. Sicuramente la sua marcazione è lo scappo numero 8, quello di Paolo Romi non sta dando bene i risultati. Forse lo stesso movimento delle imbarcazioni può portare leggermente all'esterno ancora di più, quindi questo potrebbe permettere al salvamento di, senza creare pericoli, di agganciare l'imbarcazione, di toglierla da quella posizione delicata. Stanno rallentando, siamo in regime di bandiera gialla per cui cercando di approfittare di questa situazione, però rimane esterno con Alberto Comparato sempre al comando, una fase un po' caotica ma siamo riusciti a vederne fuori con quanti giri mancano al termine, valgono anche quelli fatti nel regime di bandiera gialla. Alberto Comparato comunque non si è scomposto rispetto a quanto aveva già fatto nella fase iniziale, è solo riuscito l'istro a ridurre poi lo svantaggio proprio per effetto di questa bandiera gialla molto prolungata che ha portato l'istro poi alla via, ma no, attenzione, è riuscito a controllare l'imbarcazione, veramente un tratto un po' mosso, la sua imbarcazione si è alzata, c'è ancora qualcuno in difficoltà al centro dello schieramento, è nel numero 22. Martina Horvath, Paolo Lunghi all'esterno, adesso probabilmente anche seguire quello che succede alle spalle, non dovrebbero esserci tuttavia, abbiamo comprato il numero 1, scappo giallo, salvamento al comando, Ristolin-Stroma, numero 7 alle sue spalle e siamo sempre con il numero 19, Antonino, che per ora tiene la terza posizione, può anche un po' stagno mancare, ma nei confronti del numero 77 di Calettone. Alberto ha guidato con la suprema ricchezza, questo può essere un sito di errore, veramente un ragazzo che sta dimostrando una grande maturità. E mi auguro l'anno prossimo saremo ancora qua tutti per magari applaudirlo nel campionato mondiale di Formula 2. Ed eccolo, un altro passaggio per il protagonista, almeno fino a questo momento, di questi due giorni, ora è lui che deve cercare di controllare l'assetto della sua imbarcazione. Bandiera, quindi bandiera scacchi per Alberto Comparato che vista il successo ottenuto nella gara 1, anche quest'oggi non ci sono scuse perché se il reservato di ieri vinto era stato bloccato al portiere di partenza, quest'oggi è partito regolarmente e Alberto è dato veramente un'altra bellissima lezione di guida, di impostazione, bravo Alberto e ancora una volta più visto. Quindi mi piace,
eccolo qua Alberto, bravissimo, un bel applauso per il pilota di Chioggia. Che alla grande si è aggiudicato questa gara 2 per quanto riguarda il campionato mondiale di F4. Però che ha avuto un attimo con quello sento io di mangiare giallo in più, onestamente da poco fatica un po' tutti per ritrovarsi, ma alla fine quello che conta è quella scarpa, su quella scarpa per primo è passato Alberto Copato, davanti a Risto Lindstrom, terzo, il numero 19 Anton Nihonma.